divario tra scienza e società è una delle cose fondamentali che la Commissione vuole trattare con il nuovo programma di ricerca Orizzonte 2020. Come sapete, il nuovo programma quadro adottato l'anno scorso, 7 anni, 80 miliardi, e prima la scienza e società, la percezione della scienza dalla società, dal cittadino, era una parte del programma. C'erano dei programmi, come per esempio questo nel 7° programma quadro, che finanziavano delle attività di scienza e società. Adesso la grande novità di Orizzonte 2020 e la maniera in cui la Commissione tratta questa questione è il fatto che la parte scienza e società è cross-cutting, come si dice, è multisettoriale, dunque in tutti i programmi di ricerca che sono finanziati deve esserci questo aspetto della scienza e società, deve esserci questa dimensione di come questa ricerca è percepita dal cittadino e come far capire che la ricerca non è qualche cosa di negativo che serve a far arricchire delle società in uno o l'altro settore, ma qualcosa che può effettivamente contribuire al benessere del cittadino e a una migliore salute del nostro pianeta. Io penso che l'Europa, d'altronde in linea con le priorità del Presidente Juncker, che prende funzione ufficialmente proprio oggi, deve fare di più per avere un posto determinante nella scena globale. E bisogna che l'Europa sia percepita dai diversi partner internazionali come un hub di tecnologia, come non il vecchio continente, ma come un continente che innova e con il quale si vuole cooperare. D'altra parte l'Europa ha anche un ruolo, diciamo, geopolitico di mettere insieme magari delle realtà internazionali dove c'è in termini di innovazione e di ricerca c'è uno sviluppo non così determinante come si vorrebbe, e continuare a fare queste attività di science diplomacy, come si dice, di usare appunto la ricerca anche per far lavorare insieme entità di paesi terzi che normalmente non lavorano insieme, e cercare appunto di lavorare su questi due binari: da una parte l'Europa attrattiva come polo di innovazione e cooperare con le diverse realtà più innovative del mondo in maniera da aumentare anche le possibilità per i nostri ricercatori e la nostra competitività, e dall'altra continuare a lavorare sull'ambito della science diplomacy per usare la ricerca come un metodo anche per mettere insieme realtà diverse che probabilmente non coopererebbero tra loro, viste magari situazioni politiche delicate. E tutto questo è uno delle challenge di Orizzonte 2020, in cui la cooperazione internazionale come scienza e società è un elemento cross-cutting, trasversale del programma, e stiamo facendo di tutto affinché la cooperazione internazionale sia aumentata in maniera strategica secondo le linee che ho esposto. Grazie.